Siamo con Elisabetta Fegino, cofondatrice di Axia, che si occupa di formazione e consulenza in un mondo del lavoro fluidissimo, velocissimo. Fare formazione oggi è un po' diverso magari rispetto a tanto tempo fa e soprattutto non ci si concentra solo su una fascia d'età. Raccontiamo un po' com'è questo mondo, diamo una fotografia di quello che sta succedendo oggi nell'ambito della formazione, per oggi intendo proprio in questi mesi, in queste settimane. Sì, effettivamente in questo momento c'è tanta offerta formativa per i disoccupati. Partiamo dai corsi Match Point che sono per i giovani under 35. Questi corsi sono altamente professionalizzanti ed hanno una qualifica riconosciuta da regione e valida in tutta Europa. Uh-huh. Per cui si fa il corso, lo stage e l'esame finale. I corsi sono normalmente di lunga durata, quindi andiamo dalle 300 alle 600 ore, di cui una parte in aula e una parte presso le aziende che hanno già sottoscritto degli accordi, che poi li assumeranno e che quindi vengono fatti seguire da tutor che li porteranno in fondo al percorso. Questa è un'opportunità veramente grandissima. Esatto. In questo momento ne abbiamo tre. Un tecnico programmatore, che è una figura molto richiesta, che le aziende si contendono veramente tanto. Noi siamo referenti di questa cosa e riceviamo contatti quasi quotidiani proprio di richieste di figure di questo tipo. C'è penuria, quindi. Penuria assolutamente, mm-hmm. Per cui è una figura importante. Poi abbiamo un tecnico contabile, mm-hmm. che viene sicuramente molto richiesto ed è, diciamo, capillare, perché va bene nello studio professionale ma va bene anche nell'azienda. Esattamente. Anche questo una lunga durata, quindi una formazione spessa, importante, che sfocia sicuramente in stage e sappiamo già quali sono le aziende che li ospiteranno. Quindi non è un percorso diretto che arriva a destinazione, assolutamente. Per cui c'è anche l'impegno da parte delle aziende di formare queste persone, perché anche la fase, diciamo, di stage è comunque un modulo del corso, per cui è una fase formativa. E le aziende sono ben intenzionate ovviamente a indirizzare questi allievi verso il ruolo che effettivamente poi svolgeranno dopo. Un terzo corso, un pochino più breve, proprio per sua connotazione, è un corso professionale per babysitter. Wow! Abbiamo in collaborazione con diversi centri, tipo la Casa Maternità Le Maree, piuttosto che appunto le Tagesmutter. Faremo questa attività di 60 ore più 60 di stage, che formano delle vere professioniste, che poi verranno messe nel mondo del lavoro attraverso gli asili, attraverso le famiglie. Per cui sono tre attività veramente aperte in questo momento. Poi per andare un po' più su invece con attività rivolte a disoccupati un pochino più di età, quindi over 35 comunque, ma arrivare fino ai 60 e oltre ci sono i progetti GOL. Sono dei progetti che vengono veicolati e partono dai centri per l'impiego e arrivano poi attraverso diverse fasi di orientamento a noi, che siamo gli enti di formazione, che erogheremo poi l'attività formativa e che consente proprio una riqualificazione di queste persone. Le opportunità ci sono, bisogna informarsi. Io ringrazio Elisabetta Fegino di Axia per essere stata con noi e averci raccontato di queste opportunità. Grazie molte.